In parità la sfida al vertice tra due rivelazioni del campionato, il Riviera delle Palme, nessun gol per Porto d'Ascoli e Vasto Girardi, nonostante gli atteggiamenti spregiudicati adottati da entrambe le squadre. Tridente d'attacco nella formazione guidata da Ciampelli con Napolano, Falle e Battista, mentre i gialloblu scendono in campo con Calemme in appoggio allo russo, sulla destra Fiori, sulla banda mancina Hernandez. 4-2-3-1 per Tommaso Coletti, fermato per una posizione di fuorigioco prima di calciare in rete Ahmet Falle. Dopo un avvio coraggioso da parte del Vasto Girardi, cresce il Porto d'Ascoli, in particolare grazie alle invenzioni di un ispirato Nazareno Battista. Può solo osservare Petriccione il pallone che colpisce il palo alla sua sinistra. Porto d'Ascoli che spinge a caccia del gol. Altro legno, pericolo per la retroguardia del Vasto Girardi, in difficoltà nello scorcio conclusivo della prima frazione di gioco, scatenato Battista. In seguito c'è qualche timida protesta da parte dei gialloblu. Qui Fiori reclama ma un rigore mentre Battista lo ottiene. Possibilità prima dell'intervallo per il Porto d'Ascoli, fermato Battista che consegna a Napolano il pallone per il potenziale vantaggio. Eccolo il duello Napolano contro Petriccione, ma non c'è bisogno del portiere molisano perché Napolano indirizza fuori. Calcio di rigore letteralmente alle ortiche, primo tempo in archivio sul risultato di parità al Riviera delle Palme, dove nella ripresa dopo qualche istante non c'è più spazio proprio per Napolano, colpito duro in un paio di circostanze non al meglio. Entra Verdesi, anche se ad accendere la luce è sempre Battista, incontenibile, bisogna ricorrere alle maniere forti per stopparlo. Trattenuta evidente di Gargiulo, doccia anticipata, giusto il rosso diretto perché Battista era ormai in procinto di presentarsi di fronte a Petriccione. Alla battuta lo stesso Battista per il calcio piazzato, ma il Vasto Girardi con l'uomo in veno per buona parte del secondo tempo non disdegna qualche incursione, sfiorando anche il vantaggio, dove però tornare a difendersi la squadra di Coletti, altra insidia per Petriccione, risultato che non si sblocca, parità che regge anche se l'ultimo affondo è del Vasto Girardi che sale a quota 13 punti, uno in meno per il Porto d'Ascoli allo stadio Riviera delle Palme di San Benedetto del Tronto. Il risultato finale: Porto d'Ascoli, Vasto Girardi 0-0. Un ottimo punto per come si era messa la partita. Sì, il primo tempo in realtà siamo stati sempre in dominio, abbiamo rischiato sul rigore sicuramente e su quel palo, su un paio di disattenzioni alla fine, perché comunque il rigore deriva da un fallo, sulla punizione seguente non siamo stati subito svegli sul pallone, giustamente Fall, che è più sveglio, ha battuto velocemente, però comunque al di là di quelle due occasioni, no, più che altro siamo stati meno pericolosi noi rispetto al solito, quindi onore a loro che l'hanno preparata bene, onore al mister Ciambelli che ha preparato un'ottima partita. No, ma non è il giro palla, è un tipo di costruzione che viene fatta, è una costruzione alta, in teoria dovevamo muoverli e poi con la qualità di palla andare dall'altra parte e cercare il buco che si creava. Eravamo un po' compassati proprio in questo, quindi si faceva fatica a trovare gli spazi perché naturalmente loro scivolavano ottimamente, quindi era un pochettino più difficile trovare gli spazi, quindi siamo stati un po', però anche in quel caso secondo me ci voleva un po' di personalità per cercare le conclusioni e sono cose su cui lavoreremo, perché capiterà di trovare squadre che comunque attuano questo tipo di idea e dovremo essere bravi comunque a tirare in porta, poi magari non la portiamo a casa, però dobbiamo essere comunque pericolosi. Perché queste sono partite da analizzare molto bene, con grande lucidità. Il Vasto Girardi è al sesto risultato utile consecutivo, è una squadra che ha dimostrato in queste partite quello che oggi noi abbiamo fatto fare, cioè di avere possesso e di creare tante occasioni. Oggi è successo che abbiamo concesso il possesso necessario, ma l'occasione più importante abbiamo avuta noi. Poi la partita si sviluppa in due modi, secondo me, da un punto di vista di strategia di gara e da un punto di vista di episodi. Nella strategia di gara siamo stati bravissimi, i ragazzi sono stati bravissimi e lo staff che l'ha preparata. Negli episodi succede che succede quello che è successo oggi, cioè che si può sbagliare un rigore, che si possono prendere due pali, che in 10 per mezz'ora credo più o meno non riesce a vincerla. Però questa è una partita dopo una sconfitta che ci aveva fatto male, perché i 20 minuti di Matese a nessuno di noi sono piaciuti. All'allenatore, allo staff, ai calciatori e giustamente alla società. E
però in quei 20 minuti è successo quello che oggi non è successo, cioè che la squadra è tornata ad essere la squadra che è, con i principi che ha, con il lavoro che ha fatto da parte di tutti i calciatori a partire dagli attaccanti. Non abbiamo concretizzato, però è una partita che noi dobbiamo cogliere da un punto di vista soltanto positivo.